Allora, che cosa vi facciamo vedere oggi? Oggi facciamo una veloce reazione su quello che è successo ieri in Radio Alpha International. Ed è finita la musica. Ovviamente, nel momento più clou finisce sempre la cacchio di musica. Comunque, Radio Alpha International, ieri abbiamo fatto eccezionalmente per problemi tech a Nichil, giovedì abbiamo fatto appunto questa bellissima puntata con il nostro amico Valerio Supertramp Tattoo, un grande tatuatore che ha tatuato tatuatore e amico. E volevo appunto fare qualche considerazione su certe cose che abbiamo detto in diretta giusto ieri. C'è stato un momento in cui abbiamo fatto un'analisi sui tatuaggi belli, sui tatuaggi brutti, sui tatuaggi fatti male, sui tatuaggi fatti bene. E siamo partiti a vedere un attimo quei tatuaggi un po' più simpatici, e poi siamo andati a vedere certe cose che sono un po' obbrobriose, quindi niente. Andiamo a vedere insieme comparso The Grefg, allucinante. Ci sono i fantasmi, The Grefg nel mio stream, che come ospite. Dovrebbe essere una figata, no? Ed eccoci qua. Praticamente vedremo questa cosa qui, che è appunto queste cose di cosa bisogna parlare dei tatuaggi secondo, diciamo, un professionista. Vediamo cosa dice Mi fanno Valerio. morire dalle risate, li Sì, però poi adoro. dopo ci sono anche certe cose che dici, ecco, Ecco, stiamo dico analizzando no, appunto madre questi. mia, Questo madre mia, cos'è? Questo non si capisce madre cosa mia. sia. Cioè, non. Ecco, questo è il classico Questo è. esempio della gente Ecco, che esce dai spiega, spiega. corsi di tatuaggi senza mai aver preso una matita e magari essendo figli di papà gli aprono gli studi, magari i genitori che esordi gli aprono lo studio e questi sono i risultati. Grande Mamma mia. polemica. Grande polemica di Valerio, appunto afferma questa cosa qui. Hai Ma ragione, questo, ma Barry. diciamo che se mi devi tatuare una cosa del genere sulla pelle, ma io ti faccio pure causa, no? No? Sì, assolutamente. Però diciamo, questi sono, come si può dire, anche, come fai a fare una cover-up su questi qui? Come fai? Bella domanda, fratello. Chiaro, Mi perché vado a. lui è specializzato in cover-up e ovviamente lui si è fatto la domanda di come lo vai a coprire sto coso? Domanda. Tu devi metterlo tutto nero Di e poi solito, dovresti. Dimmi, se dimmi, sono racconta. pezzi troppo grandi, allora il problema delle coperture è che bisogna sempre andare con l'oscuro. Bisogna sempre oscurare tanto. Quello è il problema delle coperture. A meno che non hai un tatuaggio talmente scolorito e vecchio e fatto male che, bene o male, anche con i colori lo puoi tappare bene, diciamo. Per dirti, questo John Travolta, no? Che per lo che vedo dentro la foto mi sembra tipo un braccio qua, una cosa del genere sembra. Ed è Sì, sembra un sono bel due pezzo braccia. grande, una cosa del genere per coprirla, cioè io ti dovrei fare quasi mezzo braccio nero, cioè. Quindi bisogna stare attenti quando ci si va a tatuare, bisogna stare attenti, cazzo, bisogna conoscere bene il professionista, ma andiamo avanti a fare reaction perché c'è un momento in cui io Le insegno e devono fermare indovinano. queste. Oh Cristo. Facciamo un'analisi Madre di questa mia. opera di Allora, arte moderna, diciamo di questo questa cos'è? un'analisi Un'analisi gatto, un dettagliata. felino. C'era il dubbio che è un gatto, una tigre. Poi dopo abbiamo investigato e forse molto probabilmente era una tigre, No, quindi. no, io ho cominciato. Non è vero. Ha cominciato in casa anche tatuando il fratello o la sorella o il padre e la madre. Tutti abbiamo cominciato in casa. E lo capisco, bisogna fare pratica. Però,
se tu tatui a questi livelli, cioè se tu disegni una cosa del genere, cioè nel senso, se tu hai un minimo di talento nel disegno, già su carta, per quanto male puoi disegnare sulla pelle, una cosa del genere non ti uscirà mai, non ti uscirà mai un disastro parte... simile senza avere un minimo di, cioè, capito quello che ti voglio dire? Infatti ci stavamo domandando ma perché alcune persone si fanno sti, cioè non è che magari, voglio dire, allora tu vai da un tatuatore e gli chiedi fammi un tatuaggio, no? Ma ovviamente devi avere delle idee chiare sul tatuaggio da fare, non è che puoi andare lì tatuami, come abbiamo commentato nella diretta di ieri, non è che vai da un attore e gli dici ehi, fammi ridere, no, non è così, cazzo, cioè tu vai lì, hai un concetto e vuoi tatuarti un tigre, una tigre, vuoi tatuarti una tigre, per ti tatui una tigre, ma devi avere un'idea bella chiara su quello che ti vuoi tatuare, non puoi presentarci, cioè, no, io lo denuncio, una persona mi fa questo, ma non è che lo denuncio, ma mi denuncio anch'io, perché? Perché il tatuatore ti fa tutto un progetto, ti fa una stencil, te lo mette sulla pelle, vede come sta, se è troppo descentrato, se è troppo da una parte, troppo dall'altra, cioè, questo qui, io credo che questo qua, non so, si è tatuato così, o da solo, forse, perché... non posso pensare in un altro modo. Poi dopo abbiamo fatto delle analisi su, ovviamente, da il meglio del peggio, dal meglio del meglio, ed eccoci che abbiamo fatto delle queste, una cosa impressionante. Però mamma mia, tanta roba, questo ci vorrà un po' di tempo per farci, cioè, immagino che ci sia un po' di tempo, cioè sessioni varie, no? Da occhio clinico quante sedute saranno, più o meno? Guarda, questo è molto relativo, è molto relativo perché è soggettivo al tatuatore. Mm-hmm. Ogni tatuatore ha il suo modo di lavorare, ci sono alcuni che per un realistico del genere tarderebbero un anno a farpelo tutto, mentre invece ci sono altri tatuatori che se il cliente resiste il dolore te lo fanno in quattro sedute, anche 4-5 sedute. Madonna. Esatto, infatti dipende, cioè è vero. Beh, ma è un lavoraccio, comunque... è un lavoraccio questo, guardate che tatuaggio su tutto il petto, su tutto, che sono due facce una dentro l'altra, incredibile, due facce demoniache una dentro l'altra, sono... È sempre consigliato almeno far passare almeno un mese, insomma. Per dar tempo alla pelle di cicatrizzarsi bene. Ci sono persone, molti colleghi ti danno, per dirti, una seconda seduta dopo 2 settimane, dopo 3 settimane. Però io sinceramente la vedo troppo, troppo fresco da poter ribattere sopra. Questo è impressionante, Molto, molto bello. Mi piace molto questo stile. Questo realistico un po' stile mitologia greca. Sembra che va molto di moda. Sì, un po' mischiato anche con lo stile barocco, con tutte le decorazioni barocche. Sta andando molto questo stile adesso. Sì, sì, abbiamo visto questi, ce n'era uno, l'abbiamo visto uno, adesso vediamo se riesco a trovarlo direttamente, cioè, guarda, questi sono veramente impressionanti. Questo è impressionante, guarda che cos'è. Questo è bellissimo. Eccolo qua, cioè, è talmente bello dal punto di vista tecnico, che è rimasto anche Vale è rimasto senza parole, incredibile. Il gioco dei chiaroscuri, il gioco delle sfumature, ha giocato talmente tanto con i chiaroscuri che fa proprio quello che si può definire un effetto Caravaggio, che c'è questo effetto tridimensionale della pittura, allucinante. Poi con tre stili, no,
stile realistico nel mezzo, poi sulla parte destra del corpo ha fatto tutta una serie di richiami alla cultura occidentale greco-romana e qualcosa del genere, mi sembra di ricordare, e sulla sinistra appunto la parte orientale con queste maschere stile samurai, è Teschio, che allucinante. profondità. Se poi dopo vedi che... Hai notato il gioco di chiaroscuro che gli ha fatto sui fianchi? Sì, Come gli ha chiaro, sfinato qua. il corpo per dargli quell'effetto della calavera, del Sì, teschio del in teschio. vibrazione. Ma poi ce ne abbiamo visti talmente tanti, se questo è Qual è lo allucinante, che stile che, questo... Vabbè, tu hai un tuo stile, no? Mi avevi già detto Sì. che il tuo stile è il cartunesco, un po' il manga, che ti piacerebbe tatuare, specializzarti, diciamo, avere più clienti che ti chiedono lavori come questo, Vorrei eccetera, avere eccetera. più Però... richieste su quel campo, sì, diciamo. Perfetto. Però sì, Però... il mio genere, il mio stile più usato, diciamo, è il geometrico, quello in cui sono più specializzato comunque. Per geometria, Ok. mandala e geometria astratta, quello sì. E invece Però. a parte quello che fai, quello che ti piace a livello di stili di tatuaggio, qual è Che mi quello che ti piace piace di è più? il neo traditional mi piace molto, il neo school, che è sempre comunque, diciamo, cartonato, comunque sempre molto cartone animato, però riprendendo più stili tradizionali, tipo, più che altro soggetti tradizionali, tipo fiaccole, donne, uomini barbuti, uomini tipo facce tatuate con mani con gli occhi. E niente, abbiamo fatto appunto uno scorcio tra le cose belle e le cose brutte del tatuaggio, le cose che si sono, che sono le richieste curiose che ha ricevuto Valerio come professionista. Questo, ad esempio, è un suo lavoro. Seguitelo. Intanto io vi condivido nel chat il link di Radio Alpha International su Twitch. Radio Alpha International è anche su YouTube e Facebook. Iscrivetevi, faccio questa pubblicità perché appunto abbiamo questo progetto insieme a Matteo di far crescere un po' la radio, di far conoscere certi personaggi e certe situazioni, certi artisti che non si potrebbero conoscere se non ci fossero